Ok, vediamo una particolare caratteristica piuttosto importante delle funzioni goniometriche, che è il fatto che sono funzioni periodiche. Ok? Vediamo da dove nasce questo punto. Abbiamo visto in una delle lezioni precedenti che, fatemi ridisegnare il piano cartesiano e il cerchio goniometrico, qui abbiamo l'asse X, l'asse Y, qui c'è il cerchio goniometrico di raggio unitario, e quindi qui abbiamo 1, 1, meno 1, meno 1. Se prendiamo un punto P sul cerchio, quindi qui c'è l'origine, traccio il raggio OP, ok? Quindi il raggio del cerchio, quindi la distanza OP vale 1, il raggio è unitario. Allora, se con alfa indichiamo l'angolo XOP, quindi questo è il nostro angolo alfa, d'accordo? Le coordinate del punto P al solito sono l'ascissa e il coseno di alfa e l'ordinata è il seno di alfa. Ok? Ora immaginate di prendere un secondo punto e di portarlo sull'asse sul cerchio goniometrico, di fargli compiere un giro completo a partire da P, quindi considerare questo angolo, cioè l'angolo beta, chiamiamolo, è uguale a 2 pi greco più alfa. Quindi questo angolo individua un punto Q e se P è individuato dall'angolo alfa, dove andrà a cadere Q individuato dall'angolo alfa più 2 pi greco? Cioè da P faccio un giro completo e torno in Mi spiego meglio. 2π greco è un giro completo. Quindi, se ad alfa aggiungo un giro completo, torno nel punto di partenza. Quindi P e Q sono lo stesso punto. Quindi le coordinate di Q, che sono il coseno di beta e il seno di beta, coincidono con quelle di P, cioè il valore del coseno di 2π greco più alfa è identico a quello del coseno di alfa, idem per il seno. E questo vale non solo se faccio un giro completo, ma se faccio n giri completi, sia in senso positivo che in senso negativo. Okay? Cioè posso fare il giro in senso sia orario, scusate, sia orario che antiorario. Basta che parto da P e torno in P. Quindi queste proprietà si possono generalizzare a un numero k intero, e z è 0, 1, meno 1, 2, meno 2, eccetera, eccetera, numeri relativi. Posso fare un numero k di giri, quel positivo in senso antiorario e negativo in senso orario. Quindi il seno dell'angolo alfa più k volte il periodo 2π greco mi dà lo stesso seno di alfa. Idem per il coseno, alfa più k volte 2π greco vale ancora coseno alfa. Quando questo succede, cioè se ho una funzione che assume gli stessi valori a intervalli regolari, cioè ogni 2π greco, in eccesso o in difetto, in aggiunta o in difetto,
Dico che la funzione è periodica. E il periodo è proprio l'intervallo minimo per cui questo succede, che è 2 pi greco, che è lo stesso per il seno e per il coseno. Il periodo, si dice, di queste funzioni vale 2 pi greco, cioè qualunque punto io prenda sulla circonferenza goniometrica, il valore del seno e del coseno dell'angolo che individua quel punto non cambia di valore se l'angolo viene aumentato o diminuito di multipli interi del periodo, che in questo caso è 2 pi greco. Periodo, intendiamo, di seno e coseno. Per la tangente è leggermente diverso, perché la volta scorsa abbiamo già visto che per la tangente, come funziona? Beh, per la tangente le cose sono un pochino più semplici, perché? Beh, perché non è necessario aumentare l'angolo di 2 pi greco, perché se ho il punto P individuato dall'angolo alfa è sufficiente fare mezzo giro per avere la stessa tangente. Quindi l'angolo beta stavolta che individuo il punto Q, questo è alfa. L'angolo beta, che è alfa più pi greco, produce la stessa tangente. Per quale ragione? Beh, perché le coordinate di P e di Q, essendo diametralmente opposte, allora la x di Q è l'opposto della x di P, la y U è l'opposto della y di P. Quindi il loro rapporto, la tangente di beta, che è l'ordinata di Q diviso l'ascissa di Q, vale quindi meno la x di scusate, la y di P fratto meno la x di P. I due meni si semplificano, ho yp fratto xp, questa è la tangente di alfa, qualunque siano alfa e quindi P e Q, basta che siano l'uno individuato da una differenza di mezzo giro rispetto all'altro, quindi di un angolo pi greco. Per cui in generale la tangente di alfa più pi greco vale quanto la tangente di alfa. E lo stesso vale per ovviamente tutti i mezzi giri, quindi questo si può generalizzare dicendo che la tangente di alfa più k volte pi greco vale quanto la tangente di alfa. Quindi anche la tangente è una funzione periodica, ma il periodo di tangente di alfa è pi greco, cioè la metà di quello del seno del coseno. Ok? Utilizzando poi i valori degli angoli associati che abbiamo visto la volta scorsa, più la periodicità delle funzioni, possiamo costruire il grafico.
delle funzioni seno, coseno e tangente per angoli qualsiasi. Per il seno e il coseno sarà sufficiente prendere il grafico tra 0 e 2 pi greco e replicarlo a intervalli regolari di 2 pi greco. Per la tangente sarà sufficiente prendere, per esempio, il grafico tra meno pi greco e più pi greco e replicarlo, anzi, scusatemi, meno pi greco mezzi e più pi greco mezzi e replicarlo a intervalli di pi greco. Se lo facciamo, otteniamo, vediamo se riesco a mostrarvelo utilizzando GeoGebra. Ecco. Otteniamo, per esempio, inseriamo qui la funzione y uguale al seno di x. Un grafico di questo tipo. Non so se riuscite a vederlo, è una tipica funzione ondulata, nel senso che non so, riesco, nel senso che la funzione periodica, vedete che riassume lo stesso valore a intervalli regolari di 2 pi greco, che qui corrisponde a 6,4 circa. Quindi se io zoomo l'asse delle x, vedete che la funzione si riproduce uguale a se stessa a intervalli di 2 pi greco. Se invece inseriamo la funzione coseno, sempre di x, avremo un andamento periodico dello stesso tipo, qui indicato in rosso, ok? E tenete conto per esempio del fatto che il seno passa per 0, 0, mentre il coseno in 0 vale 1. Quindi c'è un piccolo sfasamento, si dice, tra le due funzioni. E anche questo come periodo, un intervallo 0, 2 pi greco. Un andamento molto molto simile. Infine inseriamo la tangente, quella qui, di x. E vedete che questa, mentre il seno e il coseno sono comprese tra meno 1 e 1, la tangente che qui è riportata in blu non ha questa limitazione. E il pi greco mezzi, quindi in 1,56 circa, ha questo andamento dove diventa infinitamente grande quando mi avvicino a pi greco mezzi per valore in difetto, o diventa infinitamente grande col seno negativo se mi avvicino a pi greco mezzi da valori maggiori di pi greco mezzi. Okay, anche questa è una funzione periodica, però qui il periodo è più corto. Il periodo vale solo pi greco, la metà del periodo della funzione di seno e coseno. Ok? Ci sono domande su questo? Qual è l'importanza di questo? Beh, la periodicità delle funzioni seno e coseno ci permette di utilizzarle quindi le proprietà delle funzioni goniometriche, l'essere periodiche, le rende particolarmente adatte a descrivere tutti i fenomeni periodici. Come tipicamente il moto circolare, per esempio. Il moto circolare uniforme è un fenomeno periodico in cui c'è un oggetto che segue una traiettoria con una circonferenza, quindi riassume le stesse posizioni ogni periodo, cioè ogni intervallo di tempo necessario a percorrere l'intera circonferenza. E quindi le funzioni di questo tipo sono funzioni particolarmente adatte a descrivere fenomeni che si presentano sotto questa caratteristica. L'altro è per esempio il moto dei pianeti attorno al Sole, anche lì questo è un fenomeno periodico, anche se leggermente più complesso. Oppure, per esempio, vedremo forse più avanti, i fenomeni legati alle oscillazioni, oppure alla
corrente alternata che gira nei circuiti dell'impianto elettrico domestico. Anche in quel caso si tratta di fenomeni periodici che vengono descritti molto efficacemente utilizzando le funzioni goniometriche proprio in virtù della loro periodicità. E c'è una proprietà importante che dice che qualunque sia la forma del fenomeno periodico, posso sempre scomporlo in una combinazione particolare, una combinazione efficace di funzioni seno e coseno della variabile indipendente che mi interessa trattare. Ok? Detto questo, possiamo tornare. Un attimo che apro il metto un attimo in pausa e svolgiamo qualche esercizio sugli angoli associati. Allora, per esempio, svolgiamo questo. Questo che dice semplifica le seguenti espressioni. La tangente di alfa moltiplicata per il seno di pi greco mezzi meno alfa meno il coseno di pi greco mezzi meno alfa. Vediamo se riusciamo a semplificare questo. Beh, qui abbiamo siamo sempre nel primo quadrante, perché se alfa è nel primo quadrante anche pi greco mezzi lo è. Abbiamo visto la volta scorsa che angoli come in questo caso, se questo è il nostro beta, allora se beta vale pi greco mezzi meno alfa, beta e alfa sono complementari. E quindi il coseno e il seno sono scambiati, pi greco mezzi meno alfa è uguale al seno alfa, e il seno di pi greco mezzi meno alfa vale coseno alfa. Quindi è sufficiente riscrivere l'espressione di prima scambiando seno e coseno. Quindi abbiamo la tangente di alfa per, beh, fatemela riscrivere, così dopo viene più chiaro, seno di pi greco mezzi meno alfa meno coseno di pi greco mezzi meno alfa. Ecco, al posto di questa espressione posso mettere coseno alfa e al posto di questa il seno di alfa, utilizzando quanto appena visto. Quindi avremo tangente di alfa per coseno alfa meno seno alfa. Qui al posto della tangente possiamo mettere seno di alfa fratto coseno di alfa. Il resto lo ricopio, i due coseni possiamo semplificarli e abbiamo seno alfa meno seno alfa per gli amici 0. Ok? Questo è per angoli complementari, la cui somma è l'angolo retto. Vediamo qualcosa sugli angoli supplementari e proviamo quest'altro esercizio 269, semplificare questa, la tangente di pi greco meno alfa per il coseno di meno alfa più la tangente di alfa per il coseno di pi greco meno alfa. Allora, qui abbiamo pi greco meno alfa che è l'angolo supplementare ad alfa. E abbiamo visto che il seno di pi greco meno alfa vale seno alfa. Il coseno di pi greco meno alfa vale meno coseno alfa,
questo motivo la tangente di pi greco meno alfa vale meno la tangente di alfa. È utile ricorrere al cerchio goniometrico. Se qui ho l'angolo alfa, ok, pi greco meno alfa è il suo diametralmente opposto rispetto, cioè simmetrico rispetto all'asse delle y, quindi hanno lo stesso seno e coseni opposti. Il coseno cadrebbe qui, quindi questo è il coseno di pi greco meno alfa, questo è coseno alfa, e i due sono opposti. Quindi di solito ricorrere al cerchio goniometrico è abbastanza utile. Quindi sostituiamo a tangente di pi greco meno alfa meno tangente di alfa, al coseno di pi greco meno alfa meno coseno alfa, e poi c'è anche il coseno di meno alfa. Attenzione, in questo caso usiamo un altro cerchio goniometrico. Se alfa individua un punto nel primo quadrante, ok, scusate, questo è alfa, meno alfa è nel quarto, ma hanno la stessa x, quindi il coseno è lo stesso. Quindi al posto di coseno alfa possiamo scrivere, scusate, al posto di coseno di meno alfa possiamo scrivere coseno alfa. Di conseguenza la nostra espressione, adesso la ricopio, cioè la tangente di pi greco meno alfa per il coseno di meno alfa più la tangente di alfa per il coseno di pi greco meno alfa viene, questo diventa meno tangente di alfa per il coseno di meno alfa è uguale a coseno alfa, più la tangente di alfa, il coseno di pi greco meno alfa viene meno coseno alfa. Quindi che abbiamo meno, al posto della tangente scriverò seno alfa fratto coseno alfa per coseno alfa, qui più per meno fa meno, seno alfa fratto coseno alfa per coseno alfa. I coseni li possiamo semplificare. E ci rimane meno sen alfa, meno un'altra volta sen alfa, cioè meno due volte sen alfa. L'esercizio è concluso. Tutto chiaro? Proviamo in un altro. Proviamo questo. Nella pagina successiva, la 580 e l'esercizio 278. Per esempio, sen alfa per il coseno di pi greco più alfa, questo è un pi greco, scusate, più due volte il seno di alfa per il coseno di alfa più, continuo sotto, coseno alfa per quadra sen pi greco più alfa più 1, chiusa quadra, più il coseno di pi greco più alfa. Ok. Qui ho angoli che differiscono dell'angolo piatto, alfa e pi greco più alfa, e ci ricordiamo che in questo caso, se abbiamo alfa nel primo quadrante, allora pi greco più alfa è quello diametralmente opposto. E quindi seno e coseno sono opposti, cioè il coseno di pi greco più alfa vale meno coseno alfa, il seno di pi greco più alfa vale meno sen alfa e la tangente invece è invariata, tangente di pi greco più alfa
uguale a tangente di alfa. Quindi la nostra espressione, fatemela ricopiare, diventerà quanto segue. Allora, al posto di coseno di pi più alfa metteremo meno coseno alfa. Al posto del seno di pi più alfa meno seno alfa. E di nuovo al posto di coseno di pi più alfa meno coseno alfa. E quindi avremo seno alfa per meno coseno alfa più due volte seno alfa per coseno alfa più qua c'è un coseno di fuori, scusate, me l'ero perso, più coseno alfa per quadra più o meno seno alfa più 1 meno coseno alfa. Quindi abbiamo più per meno che fa meno seno alfa cos alfa più due volte seno alfa, cos alfa. Qui possiamo anche sviluppare il prodotto, cos alfa per meno seno alfa fa meno seno alfa, cos alfa per 1 fa più coseno alfa, ancora meno coseno alfa. Quindi abbiamo 2 seno alfa, meno seno alfa, coseno alfa, meno seno alfa, coseno alfa, che fanno 0. E più coseno alfa meno coseno alfa che si semplificano, quindi il totale viene 0. Vediamo ancora qualche altro esercizio, se riesco a spostare la pagina. Ok. Più di questa pagina non si riesco a muovermi, ho qualche difficoltà col libro, eccolo qua. No, se no cambiamo tipo, facciamo un esercizio di questo tipo adesso, deve essere interessante. Proviamo questo, sempre sugli angoli associati. Si calcola il